Ciao ragazzi, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Ocean Nomad. Allora ragazzioli miei, siamo arrivati a un punto. Allora, per adesso questa la lasciamo un attimo perdere. Allora, spostiamo un attimo questa tavola, la mettiamo qui. Come potete vedere ragazzi, ho fatto tre parti della barca, della barca che noi dobbiamo poi fare. Però ho scoperto una cosuccia. Allora, adesso un attimino che metto a fare un po' di carbone, perché abbiamo un attimino di cose. Allora, intanto qua mettiamo delle altre lastre, vi faccio vedere un attimino questa cosa. No, ho sbagliato tutto, continua, mettiamo la mappa. Allora, come potete vedere, io vi dicevo l'altra volta che queste sono le tre isole, quattro con questa, che noi abbiamo della zona, no? Per cercare le risorse. Dicevo, è impossibile che sia solo questo pezzo di mappa, ci siano solo queste quattro isole. No, non ce ne sono quattro, perché ci sono anche queste qua che sono molto più gigantesche. Il problema è che per andare là, ragazzi, dobbiamo andare qua, che a noi ci servirebbe. Allora, queste sono le ricompense. Ci servirebbero 54 dobloni, che adesso ne abbiamo solo 25, ragazzi, quindi per il momento non possiamo fare nulla. Però pagando con i dobloni possiamo andare sulle altre isole e spostarci. Io credo che si andrà verso un'altra isola e credo che ci sia ogni volta uno spostamento, ci sarà da pagare. Allora ragazzi, io mi sono portato leggermente avanti, ho fatto, vi faccio vedere un attimino una cosuccia, dove sono, lastre. Allora, per 11 lastre ci servono anche, però ragazzi, i nostri chiodi che non ne abbiamo e ne dobbiamo fare. Allora, intanto guardate, facciamo una cosa, inventario ce l'abbiamo praticamente, sì, ok, possiamo benissimo andare. Allora andiamo un attimino a cercare un po' di risorsette sulle nostre isole, che continuano a respawnare, meno male, perché ragazzi, se no saremo nella M più totale. Io comunque i pezzetti di vedi taglierò, Allora, come sempre sti ragnozzi, ma gli snappoli qui, che schifezze immonde, voi siete proprio delle schifezze immonde. Ragnazzo, vai subito a morire. Ok, meno male che con 3/4 colpi riusciamo a massacrarli. Tu muori, ci sono. Ok, dammi quello che hai. Tu perché devi venire a morire? No, potevi startene là da solo tranquillo e non rompere le scatoline. No, non va bene. Deve per forza venire a rompere le scatoline, perché così almeno vuole morire. Vieni qua che ti smacchi. Continua. Oh madonna, ho perso tutto? No. Come sono stato ucciso da un grande ragno, ragazzi? Non ho capito cosa è successo, non avevo più vita. Possibile?
Non ho capito. Non è già capisciuto. Comunque. Matos. Matos. Sono morto malamale. Non ho capito che cosa è successo. O magari non me ne sono accorto, non ho guardato la vita, che può anche darsi. Sono morto malo. Alla finitiva. Ok, mettiamolo qua. Così. Andiamo a prendere i nostri Dablauna. Allora, uno, sei lì, vieni qui. E sono tre dobloni, la nostra cassa e quella roba là che però a noi non è che ci serva tantissimo, ma comunque. Ok. A noi ci servirebbe almeno un altro di assi che non abbiamo. Allora ragazzi, eccoci qua. Praticamente ho raccolto quelle due cosucce che c'erano. Intanto facciamo del carbone che ci può servire per creare il nostro ferro. Ci serve purtroppo del carbonazzo. Allora, 5 secondini. Almeno creiamo un attimino. Perfetto. Uno c'è e un altro c'è. Ok, allora intanto mi sa che ce ne servono ancora, quindi facciamo ancora due almeno e poi vediamo. Allora, intanto ragazzi, incominciamo a fare una cosa. Prima di tutto dobbiamo fare un'altra cosa. Inventario. No, inventario niente, perché dobbiamo andare qua. Questi li spostiamo qua. Allora, questi li spostiamo qui, però dobbiamo, ma no, così spostare questi qui, ne abbiamo 6, ok. Poi ok, allora 6 ce li abbiamo. Dobbiamo metterne. No, non ditemi che... Ok, 1, 2, 3, ok, pareti per adesso non ne abbiamo. Mettiamo questa, mettiamo inventario, lo mettiamo qua, ne abbiamo solo 3, ma a noi ragazzi ce ne serve una qua, una ce ne serve qui, che non si collega benissimo, ma comunque ce ne serve almeno una e un'altra qua. Allora andiamo a vedere. No, non possiamo ancora crearne altre. Andiamo a vedere. Mio, vieni qua. Mi ero dimenticato. Una cacca puzzolente, non ce la facciamo. No, mannaggia la mercoledì. Vabbè, ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Mi sono distratto. Ok, perfetto. E intanto abbiamo incominciato a farci una piccola casettina di legno. Io, ragazzi, la voglio fare di legno. Però un'altra cosa che io voglio fare, intanto, è questa, le pedane di ferro. A noi ci servono le lastre, che qualcosa abbiamo, e ne possiamo fare 13, però ci servono anche questi chiodi. Allora ne facciamo 1, 2, 3, 4,
5, 6. Per adesso 6 le abbiamo fatte. Allora, ci serve togliere queste qui. Perfetto. Ok. Ci serve togliere queste. No, sono un coglionazzo. Ragazzi, sono un coglionazzo. Va bene. Allora, incominciamo a mettere le nostre pedane di ferro. Sono un pirla perché io adesso le devo togliere tutte. Sono un pirlozzo. Un pirlozzo sono, un pirlozzo. Un pirlozzo. Una qua, una qui. Una qui, una qui. Allora, ecco, una cosa che a me non piace in questo gioco è che tu la roba non la puoi togliere, non la puoi spostare. Se io facessi così, non la posso togliere, vedete? Non me la fa togliere. E non me la fa manco spostare. Cioè, non me la fa spostare. Se io faccio così e vado su, però non me la fa spostare. E questo è un bel problema. Perché io sono obbligato praticamente a distruggere sotto e questa la perdo e la devo ricostruire. Questo è un brutto problema. Adesso, quale abbiamo perso? Abbiamo perso la nostra finestra. Quindi dobbiamo crearci un'altra finestra. Così. Che non ci bastano lì. Perché arrivati a sto punto qua, ragazzi, devo togliere tutto un'altra volta. Quindi. Ok, per forza. Però potrei fare un'altra cosa. Un'altra cosa, ragazzi. Facciamo un'altra cosa, guardate. A sto punto qua facciamo diversamente perché tanto di legna non ci basta per adesso. Allora, facciamocela diversamente. Togliamo ancora questa. Ok, ci siamo. Adesso appena sono pronti i nostri chiodi, ragazzi, andiamo a prendere. Intanto noi mettiamo su carbone come se non c'è il posto del domani e facciamo allora crafting e andiamo a fare le nostre paretonze così. Le nostre paretonze. Allora, ci servono ammazza. Esci tipo pupazzotti però. Ci servono. Andiamo a rompere il sederino al nostro squalato perché ha veramente scassato le marottole. Non sono ancora riuscito ad ammazzarlo. Ecco, un'altra cosa è che quando attacchi lo squalo puoi recuperare la vita subito. Quella è un'altra cosa che a me dà un po' fastidio, dico la verità. Allora, qua siamo a 3. Abbiamo 12 chiodazzi, queste ci servono ancora. Ah, ma ne abbiamo adesso però. Vabbè, vediamo un attimino, dobbiamo. Intanto, ah, là. Perfetto. Vediamo un attimo cosa ci serve per costruirci un'altra di queste. Abbiamo tutto, perfetto, abbiamo tutto. Quindi automaticamente noi ragazzi, il problema è un altro, che rompendo questa qua, automaticamente cosa succede? La modifica che abbiamo, il prolungamento, ritorna da zero. Questo è il problema.
Quindi adesso l'unica cosa che noi possiamo fare è incominciare a craftarci del pavimento di ferro in questa maniera. Quindi 1, 2, 3 e altre 4 ce l'abbiamo. Così. Per adesso la lasciamo lì. 2, 3 e basta. Perché non ne abbiamo più, possiamo mettere a fare un altro po' di questi. Facciamo che farlo, dai, perché sennò non ce la caviamo più. No, così siamo a posto. Ci facciamo immediatamente, ragazzi, le altre pedane. Una, due, e dovremmo essere a posto. Una e due, perfetto, ce ne andrebbero 5, però lastre noi non ne abbiamo. Allora facciamo così e possiamo volendo allargare ancora per il momento. Volendo possiamo allargare. E per quanto riguarda la casa, ragazzi, non lo so, vediamo, la facciamo per adesso, bisogna farla così, poi la larghiamo, ragazzi, non è un problema, tanto quando buttiamo giù recuperiamo la roba. L'unica cosa è questa cosa qua che non ho capito perché non me la fa spostare, quindi ho provato a guardare ovunque, ma non me la fa spostare, quindi niente da fare. Dobbiamo andare a prendere a questo punto qua, lasciamola così, poi qua la farò un secondo momento, vediamo. Allora ragazzi, facciamo una cosuccia, andiamo a costruirci una bella casetta adesso e sto togliendo questa perché avevo iniziato, vi dico la verità, a registrare facendo quella in legno, ma ragazzi non ce la famo, non ce la facciamo perché il legno scarseggia veramente da far schifo, quindi in legno è impossibile. Dobbiamo andare a rompergli il culo a questo stronzo figlio di una buona donna, fa un buco del culo, perfetto. Allora io direi, ragazzi, di fare una cosa. Andiamo a farci queste pareti. Ne dobbiamo fare una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok? E abbiamo da fare una, due, tre, 4, forse bastano. Allora, incominciamo con queste qua. Allora, con queste qua, ragazzi, andiamo a metterne una. Lasciamo magari quella lì per la finestra. E non chiedetemi perché, ma non me le fa mettere, girare, non me le fa girare, non so perché motivo. Quindi io direi di metterla qua dietro la finestra, quindi che cazzo è successo? Ma perché mi devi rompere i coglioni? Ah, mamma mia! La mettiamo qua, quindi questa la mettiamo qui. Allora, ci siamo. Adesso andiamo nell'inventario, andiamo a prendere queste finestre qua e andiamo a metterne una, due. Di nuovo! Che due palle! Oh là! Ce l'abbiamo fatta? Ce la stiamo facendo, vero? Sì, eh! Mannaccia il pistolone! No, ne abbiamo messa. Aspettate. Ne abbiamo messa una in più di qua, ma va bene, non è un problema. Noi facciamo così, togliamo questa e facciamo una parete.
non è un problema. E facciamo una parete, la parete sempre con questa qui. Ok. E voilà. Ok, allora qua ci siamo. Avete visto? Adesso il problema è che non so se facendo una di queste, fatemi provare, la posso mettere sì. Sì, me la fa fare. Viene un po' lo schifo da vedere, ragazzi, perché non abbiamo nient'altro, però per il momento come tetto va bene. Possiamo fare una cosa del genere, mettere le pedane sopra, per fare così almeno facciamo magari un secondo piano. Adesso vediamo un attimino, andrò a cercare delle risorse, ragazzi, e ci vediamo tra un po'.